Ed eccoci, allora, intanto un buon lunedì a tutti, ci vuole sempre per iniziare al meglio, poi, come sempre, un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora e della serie, per la serie, l'antologia del Soulslike si continua, avendo finito giustamente con Demon's Souls, quella a seguire è a questo punto il primo, il padre reale del Souls, probabilmente l'opera più importante per quello che riguarda effettivamente ecco, quello che può aver fatto From Software. Può venirmi in mente Elden Ring, oltre questo. Poi, boh, siamo lì alla fine. E bando alle ciance, ciance alle bande, bando alle sbande. Voglio partire, via. Eh sì, Madonna, l'audio, piano! Mamma mia, l'effetto nostalgia è fortissimo. Allora, vabbè, intanto la classe, il personaggio, nome. Un classico. Ok, e allora, cosa vogliamo fare di quest'essere immondo? L'idea, Madonna, la musichetta, meraviglia. Allora, vabbè, facciamolo maschio intanto. La classe. Guerriero, impavido, esperto di armi, buona forza e destrezza. Ah, giusto, stavo scordando. Come al solito, come sempre, ringrazio chi recupera parte, chi entra durante la live anche semplicemente per salutare, chi rimane magari. E basta, questo. È sempre. Fa sempre piacere. Avere quella forma di, lo dico sempre per la verità, quella piccola anche forma di supporto, anche chi recupera dopo, effettivamente, ci sta tutto. Sta disgrazia deve essere caricata pure su YouTube, effettivamente. E poi cos'altro? No, questo è un ringraziamento sempre anche a chi fuori da Twitch e YouTube stesso riesce a supportare, quindi va bene. Grazie, grazie un po' a tutti, ecco, poche parole, va bene. Allora, tornando a noi, guerriero impavido, esperto di armi, buona forza e destrezza. Gne. Cavaliere di basso rango, buoni PV, armatura solida. Gne. Viandante, senza meta, armato di scimitar, buona destrezza, via. Prescindere, ladro spietato, buoni attacchi critici, conchiave universale. Il ladro potrebbe essere interessante, appunto, semplicemente per il fatto che parte con la chiave universale, però, oltre questo, è un po' così, ecco. Bandito, bandito selvaggio, buona forza, impugna un'ascia da battaglia. Cacciatore con arco, se la cava in mischia, non pratico di magia. Pratico. Gli altri invece abbiamo delle arche di scienza da questo lato, oltre il cacciatore, non troppo bravi con la magia. Stregone, della scuola del drago di Vinheim, lancia stregonerie. Neanche a pagarlo. Lo stregone lo trovo. Allora, può essere simpatico da usare? Però è una delle robe più noiose da dover costruire onestamente, cioè non. Un po' limitato inizialmente, poi a seguire è una bomba, quello sì. Piromante, della palude, uso un'ascia e incantesimi del fuoco. Allora io. Torniamo dopo a lui. Chierico, pellegrino, impugna una mazza e usa miracoli curativi. Bra. Discriminato, un vero enigma, armato soltanto di clava e scudo di legno. Lui è proprio il disperato per antonomasia. Tra l'altro, a far notare l'abbigliamento che è composto semplicemente da questo perizoma, no? Simpaticissimo, questo bikini. Simpatico lui. No, bikini, scusate, perizoma, non volevo. Perdono.
Dicevo, piromante, teniamolo per dopo perché effettivamente è la classe che voglio usare. Piromante della palude, uso un'ascia incantesimi del fuoco per 1 barra 2, 2, facciamo due semplicissimi motivi. Il primo è che parte a livello 1, quindi a conti fatti è quello che dà maggiore variabilità ed ecletticità a quella che può essere la build, cioè realmente io posso, partendo da un livello 1, posso andare a mettere più punti dove voglio effettivamente. Una distribuzione delle statistiche è più agevole. La seconda cosa è che, essendo un piromante, parte già con la fiamma della piromanzia, quindi non devo stare lì e pensare di magari recuperarla. Via, ci parte subito. E lo slot, armonizzazione, che poi servirà in futuro in questo caso. Lui è utile, ecco. Diciamo che tra tutti è quello che è il must per andare, ecco. Quindi va bene. Dono, nessuno, benedizione divina, bomba incantesimo oscuro, umanità gemelle, binocolo, pendente, chiave universale, anello tribale, anello della strega. Direi che il must è la chiave universale. Fisico normale, snello, molto snello, grosso, molto grosso, spalle muscolose, gambe grosse, testa piccola. Diciamo che quello che mi rappresenta maggiormente è il molto snello, quindi andiamo con lui. Volto popolano, nobile di Astora. Ah no, contadino del Delta, nobile di Astora, studioso, chierico, festoso di Catarina. Sospetto di Karim, classico di Zena, inquietante, viandante. Ma io andrei più che altro con un bel nobile di Astora, dai lineamenti molto, esatto, raffinati. Ci sta. Capelli, rasati, radi, corti, all'indietro, coda di cavallo, selvaggi, riga e mezzo, no, magari riga e mezzo evitiamo. Semilunghi, che praticamente è un Leon Scott Kennedy, ok. Ricci, caschetto. Ma famo un Leon 2.0? Praticamente. Più o meno questo. Va bene. Ma qua dovrei stare anche a personalizzare. No, più che altro gli occhi però. Ah, perché lui. Posso così? Oh, che due palle, perché lui va a cambiare sia. Perché cambia sia gli occhi che i capelli con la stessa roba? È un po'. Ah, teniamolo così e va bene, sti cazzi. Quindi, iniziare il gioco con questo personaggio? Direi di sì. E, considerando che c'è la prima cutscene, mi muto. Via. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And
furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Okay. Yes, indeed. Indeed. The dark sign brands the undead. Bello lui. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Eccoci. Salve. E si parte, rifugio dei non morti. Ok. Chiave della cella dei sotterranei. Allora, cercherò di giocarlo nel modo più completo possibile. Questo vuol dire i DLC. Vabbè, questo è il tutorial. Completarli con quelli che sono i boss. Completarlo, ce n'è uno giusto. Con quelli che sono i boss in questo caso. Quella che invece può essere la build. Io opterei per una build forza in questo caso, puntando ad usare la buona e sempre affidabile Claymore. Sì. Falò è stato acceso, il nostro primo falò, e via. Salve. Com'è? Pere, 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 boom. Che brutto il modo che ha di interrompersi la colonna sonora. Comunque vabbè, andiamo. Salve, com'è?
Scudo. Che oddio posso anche evitare, onestamente. Corri, ah, ora corri. Prima fai tanto il furbo. Accetta. Prima fa tanto il furbo e mo corri. Ti è sulla gamba proprio, sul costato. No, il costato, va bene. Il polpaccio, vabbè, sul polpaccio. 24 anime, le nostre prime anime. Ok. No, non doveva succedere questa roba. Vabbè. Non pensavo mi colpisse lì sul bordino. Ti è andata male? You. You're no Hollow, Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Eccola. Chiave Oh, and this. secondo est rifugio dei non Now, morti, must be secondo fair. piano. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Ma grazie a te. D'altro? Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. Ok, sta palla maledetta. Ha dovuto colpire per forza. Ripperoni, va bene, è andato. E vabbè. Salve! Com'è? Ci guardiamo? Ok. Andiamo. E qui abbiamo la fiamma della piromanzia, eccola. Che però, oddio. Teniamo così. Pensavo morisse. Ula! Da, non facciamo queste stronzate. Ti posso anche hittare magari. Ah, le collisioni di Dark Souls. Ok. Vai con l'arco, grande. Oh, no. No, che bevi, ehi! A proposito di bere, la voglio vedere. I non morti bramano queste fiaschette verdi, riempile di Estus e Falò. Ripristina PV, sì, perché normalmente è verde. Il fatto che è gialla è data più che altro dal liquido. Sono collegate alle guardie del fuoco. Collegate. Te racconti oscuro. Una fiamma dell'anima della guardiana. Una fiala, che cazzo sto dicendo? Una fiala dell'anima della guardiana. Ella vive per preservare la fiamma e morirebbe pur di proteggerla. Ok. Fiaschiamoci un attimo e via. Salve. Com'è? Ora sono io a guardare dall'alto verso il basso. Cesso! Ma spostiamoci un attimo e facciamo una robetta del tipo. Sì, tu vai. Vai tranquillo. Ula. Ok. Chiave del pellegrino. Un'umanità. Vogliamo fare un bel perfect start? Del tipo prendere tutto quello che possiamo prendere in modo da metterci nella situazione più vantaggiosa possibile? Io direi che si può fare. Quindi va bene. Andiamo così. Cazzi. Only
In the ancient legends, it is stated that one day an undead shall be chosen. Questo corvo fa lo stesso suono dei Nazgul. To the land of the ancient lords. Lordran. Lordran. Ok, aumenta di livello e ravviva la fiamma al falò. Esatto. Cosa che però non voglio fare subito, in realtà. Cioè, di sedere mi siedo, va bene. Però, calma. Qua abbiamo un po' di... un po' di NPC, un po' di gente. Dica. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight. La città infame. And something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Simpatico lui, è proprio un amore. Your face. You're practically hollow. But going hollow could solve quite a bit. Strana creatura avanti. Hai altro a dire? What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. See? What are you looking at? What are you looking at? Clever. You might regret it. Tranquillo, tranquillo. Hai altro? What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burrow through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I die. Meraviglia di posto. Bloody hell, what is it now? Bloody hell! Ask too many questions. Basta, non hai nient'altro? C'è ora. Va bene. Vabbè, dai. Tiro un po' più le palle. Allora, qua abbiamo tre umanità. Ok. Santuario del Legame del Fuoco, un po' il main hub, no? Del gioco. Poi qua. Sei bombe incendiarie, ok. Salve. Petrus, amico mio. Hello there. Hello there. We are not acquainted. I am Petrus of Thurland.
Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Diffidente. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. In maniera amichevole. Take this as a token of peace. No, segno di pace. Ahead. It's for you. Moneta di rame. Oh my. Oh my. Again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ma sì. Very well. Then first, a covenant with the gods. Ho un patto adesso. Ah, giusto, mi sembra... Ho quello della... Della via... No, non mi... Un attimo, no. No, no, no. But each to their own. Ok. If you have a change of heart. Levati un attimino, grazie. Non ho un patto. Perché diceva abbandonare? Vabbè, sì. Che se non ne ho uno, va bene. Patto stabilito. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Intanto prendiamo il gesto. Scrollata di spalle. Va bene. Gesto imparato. Parlami ancora. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Mostrare la tua dedizione. E mostriamo la dedizione. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Magnificent powers. Very well. I can surely undead kindling through. Vabbè, non hai nient'altro da dire. Ah, di tutta sta roba, quella che possi... Quanto... 18 a fede. Per ritorno. 18 a fede. E il chierico... La bellezza di 8, 10 punti. Diciamo che puoi benissimo tenerti il tuo ritorno, ecco. Vado avanti con i... con gli ossi del ritorno, tanto meglio. Allora. Saccheggiamo la zona. In maniera importante. Campana che suona. Questi sono altri giocatori. Bello, 6 ossi di ritorno, ci sta. Mazza chiodata e talismano. Globo incrinato, occhio rosso. Ok. Allora adesso... Talismano di Yoid. Questa è una zona un po' particolare. Ci vengo solo perché c'è una bella serie di drop. Grande anima. Potrei morire, eh. Non... Oh, merda secca. Un attimo, facciamo una cosa un po'... Un po' più strategica. Del tipo, qua dietro c'è un drop. Non venire qua perché mi incastri, mai sia, per favore, grazie. Allora mi siedo un attimino al falò. Cazzo. E questa roba non doveva succedere. Mi devi far sedere, lo sai, vero? Bello. Oh merda, mi dovrei sedere al falò, perdonami, amico mio. Vieni qua. Dai, vai via. Bravo. Sta andando di moonwalk comunque. Billie Jean. That's my... Ok. Posso?
No, ci hai ripensato. Lo devo tirar via perché sennò. Vieni qua. Vieni qua. Che è vero? Vieni qua. Ok. Vai. 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 Credo tu sia andato stavolta. Grazie. Allora. Ma porca Eva. Va bene, pure tu. Vieni, dai. Ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Dai. Dov'è? Cazzo, mi stavo. Ok. Qua. Forza. Forza. Dov'è? Ti vedo un po' confuso. Oh merda. Dai. Oh madonna, quanto siete pallosi. Oh madonna mia. Fuori, venire dove ti dico io? Cortesemente. Per gentil cortesia. Ma cazzo. Vabbè, andiamo così. Scusami, posso sedermi? O devo aspettare seriamente che questo stronzo si dilegua? Vai con calma, eh? Non c'è pressione. No, grazie. Allora, stavo dicendo, quella zona sì è pericolosa perché chiaramente è di un livello estremamente più alta rispetto al mio, però ci sono dei... C'è qualche oggettino interessante, molto interessante. Ah, intanto andiamo di qua e prendiamo questo. Ancora la campana. Anima di non morto perduto. Ok. Andiamo di qua. Ora. Vorrei evitare di schiattare. Non sarebbe un dramma, giusto? Però, vabbè, alla fine. Grande anima. Qua c'era qualcosa? Sì. Ah, il rischio di rimanere incastrati tra le lapidi, questo è lo scuro, sì. Merda. Oh merda. Calma. Dicevo, il rischio di rimanere incastrati è altissimo. Qua abbiamo la Zweihänder. E questo è praticamente l'oggetto più importante del gioco. Ma questo più avanti effettivamente servirà. Merda, sono bloccato. Ula. Bravo, ti sei spostato nel modo migliore. Ti ringrazio. Ok, prendiamo questa e direi che si può andare. Ok, e torniamo al falò. Morire lì è semplicissimo, basta rimanere incastrati in quella zona tra le lapidi ed è finita. Però con un po' di agilità, con un po' di astuzia. Ne siamo usciti sani e salvi. Ci sediamo subito. E ok. Allora, realmente dobbiamo fare un po' di robette per partire al meglio. Tanto questo lo mettiamo qua. Ce ne andiamo di qua. Qua abbiamo la nostra. Eccola. Nessuna risposta, lei non può guardare. Guardare, parlare. Potenzia fiaschetta Esus. Ma non abbiamo anime di guardiani del fuoco. Parla? La guardiana del fuoco non può parlare, quindi niente. Andiamo. Ascensore. E si scende! Eccoci. Ok.
Ok, normalmente questa è un'area dove non vogliamo stare all'inizio. Però c'è qualcosa di interessante. Ah, tra l'altro. Cioè, voglio dire. La freschezza. Volevo trovare un'inquadratura un po'. Ma quanto è fresh? Quanto è fresco quest'uomo? Cioè, va bene. Qua abbiamo gente che prega i vasi, qua abbiamo gente che gioca a nascondino, qua c'è chi fa yoga, qua ancora gente che prega vasi, va bene. Tu che preghi? Uno stocco lungo, lui prega lo stocco lungo, va bene. Qua altri va, gente dentro i vasi. Questo ha fatto una fine un po' così, maledizione transitoria. Per quella che la zona serve, ma non è il momento. Io sto venendo. Vengo qui per un'altra ragione. Devo essere anche molto veloce in realtà. Quindi via di qua. Salve! Porca troia, non pensavo mi colpisse. Nel mezzo. Anima. E via. Questo già è per partire con un po' di, no? Leggero vantaggio. Allora, avendo l'anima, la andiamo a dare alla signorina, in questo caso. E già abbiamo una fiaschetta Estus più uno, così, a sbafo proprio. Quindi perfetto. Poi. Ritorniamo dove eravamo prima. Questa. La tiriamo. La prossima volta devo ripassarci sopra in modo da trovarla già qui su. Vabbè. Passetto all'indietro e si riscende. Ok. Premi, grande. Allora, questa volta voglio andare di qua. Perché avendo la chiave universale, questa si può aprire. Grande roba. Un'anima. Ok. Andiamo di qua. Ponticello. Ed eccolo, un drago zombie. E cosa buona e giusta, evitare di rompergli le palle. Anche se non mi. Sì. Ora io non ricordo. Io voglio prendere una di queste cose, ma non ricordo se quello che non fa scattare. Dovrebbe essere questo, quello ok. Perfetto. Gli altri due per ora li lasciamo lì. Perché prenderli vuol dire morire. Quindi andiamo di qua. I draghetti! Questi li evitiamo in maniera. Occhio. Ok, questi dovrebbero shottare in teoria. No, vedi, questa roba non deve succedere. Mi ero incastrato nella coda, meno male. Salve. Sono qui. Povero stronzo. E ok, andiamo di qua. Si sale. Si sale per. Ok. Questo lo accendiamo, ma non ci sediamo. Ora devo fare un'estrema, estrema attenzione. Salve, non vedo. La telecamera qua mi ha mezzo fottuto. Che bellezza. Rischiato. Voglio fare una robetta. Vieni qua. Ok. Vai di sotto, ti prego. Fammi sto regalo. No. Wow. Perché mi devi complicare la vita? Dovresti fare una roba tanto semplice.
Mamma mia, questo fa male, sì. Al Cavaliere Nero non gli si dovrebbe rompere il beep. Però noi ci proviamo un attimo. Ok. Niente. Il piano è quello di... Ecco, ma non così, cazzarola. Madonna, che complicazione di vita comunque, va bene. Scusa, dai, va bene, non riesco a tirarlo giù, lo voglio tirare giù. Dai, vieni. Dovrebbe fare un certo tipo di attacco e fa tutt'altro. Niente. E vabbè, di sto passo, buonanotte. Vabbè. Va bene. Lo voglio tirare sotto. Ti prego. Vieni. Ti prego. Non ti offendere. Sono qui per te. Urca puttana, questo se fa male. Dai. Dai qui. Merda. Ci finisco sotto io. Eccolo! Doveva arrivare la morte! Prima morte. Ci sta. Ci sta. No. In caso, a me non sta bene. Ci sta, ma non mi sta bene. Quindi io ora torno là. Anche perché ci sono 2000 anime. Che fanno sempre comodo. Quindi torniamo là. In questo caso. E no, lui deve finire di sotto, punto. Deve semplicemente finire di sotto. Cioè, non... Non c'è altro da dire. Semplicemente sto avendo una sfiga spaventosa per gli attacchi che sta facendo. Perché non si vuole mettere sul bordo. Di conseguenza non riesco a spingerlo di sotto. Ma si riprova adesso, dai. Tanto, siamo qui per questo. Siamo in ballo. Balliamo. Si torna su. Anche perché c'è una possibilità bassa, giusto? Bassa, che però lui possa droppare quella che a conti fatti è una delle armi più forti del gioco, se non la più forte, cioè l'alabarda dei Cavalieri Neri è devastante. C'è praticamente la run se droppa l'arma. Quindi vabbè. Ora magari mi concentro un attimino ed evito di cazzeggiare. E vediamo. Si torna là intanto, con calma. Sputa. Non mi incastrare, ti prego. Grazie. Salve. Anche perché là, oltre la possibilità dell'avere la sua arma, c'è lo scudo cimiero ondulato. E tanta roba pure. Quindi ok. Ah, io starei full vita perché onestamente non mi fido. Ora mi concentro un attimo e lo tiro giù. Premiamola, non si sa mai. E via. Momento concentrazione. Ah, che cosa ci è voluto? Che cosa ci è voluto? Niente. Pezzo di tenite blu, niente. Il sogno si è interrotto. Il sogno di avere probabilmente l'arma più forte del gioco si è momentaneamente interrotto in realtà. Che potrebbe ricapitare. Difficile, però può capitare. Ah, io salirei un attimino qua sopra. Perché c'era una lucertolina da qualche parte. Salendo la ricordo.
Oltre che il set del cacciatore, se non ricordo male. Yes. Ok. Allora, torniamo sopra. Eccoti! Madonna, non senti nulla. No, famo cazzate. Non scomparire. Non scomparire, ok? Brava. E adesso posso tornare effettivamente al falò. Ecco, dai, più o meno è un perfect start. Vabbè, sono morto, ma non era un problema, era... Era calcolabile come situazione, quindi va bene, ho preso quello che dovevo prendere. Quindi per ora io questo, mentre lo scudo cimiero ondulato che dà l'aumento alla stamina, lo mettiamo lì. Continuiamo ad usare le anime. Ok. E stavolta si livella. Ora sì. Allora, l'idea è quella di portarci subito ad un buon punto con la forza e la destrezza, più o meno. Ora, io non ricordo. Parte con... Ok. No, beh, farei... Due punti di destrezza e attualmente due punti a vita. La famo così e la famo così. Va bene. Per ora va bene. Lanzuoi Under 24 a forza. No, vabbè. Non è un problema perché quella che ho ora l'accetta, sembra una stronzata, ma è veramente performante come arma. Vieni. D'altronde io dico sempre, non è l'arma, ma è chi usa l'arma. Quindi, per ora siamo... Oh, cazzarola. Per ora stiamo ok. Saliamo. Salve. Uno, due, cioè, shotta questi. Quindi è già ok come situazione. Non li avesse shottati avrei potuto dire porca miseria, non li shotta. Però, per ora, va bene così. Salve, Topolino. Bella questa roba. Ecco, questa è una delle situazioni che più causano morti e disperazione nei Souls. Le cazzo di collisioni contro i muri in queste zone strette. Cioè, sono dei drammi esistenziali. Il borgo dei non morti. Oila! Calma, amico. 60 animelle. Ok. Non è che per sbaglio qualcuno droppa un'umanità ogni tanto, beh. Così, dico proprio a titolo gratuito. Salve. Boom. Occhio! Questi in gruppo sono spietati. Spietati. Che loro pensano di non essere visti, giusto? Nella loro visione. Okay. Tu dove stai? Oh, cazzo! Bella questa situazione, mi è piaciuta davvero. Ciarpame, monnezza. Va bene. Ok. Un'umanità. E torniamo sui nostri passi. Di qua. Nebbia.
Allora. Salve! Oh cazzo, aggressivo lui. Ok. Scudo di legno, è uno scudo un po' sfigatello quello di legno. Com'è? Tiè, e tiè. Non droppi? Fai. Va bene. Muoviamoci. Ok. Modo da pregarli, esatto. Qua che abbiamo? Salve. Non droppano. Ancora un'umanità non è stata rilasciata comunque. Che meraviglia. Scusate, io a sto punto. Eccolo qua. Ah, no, giusto. Fermo! Guarda che bello. Un po' problematico. Well now, Ui, keeping your neo. wits about you. A There you are, differenza tua. welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. A quanto pare è stata la tua ritomba. Here, I'm not here to chit chat. We talk business or we talk nothing at all. We talk business or we talk nothing at all. Here, I'm not here to chit chat. We talk. Mi vendi, mio caro? Chiave della residenza. Va bene. E kit di Thank you riparazione. kindly. Prego. Guarda come accarezza. E andiamo. C'è la gang? Abbiamo la gang? Merda. Ok. A volte il range mi frega un po'. Ok. Saliamo. Coltelli da lancio. Saltello tattico. Ok. Balestra leggera, dardo standard. E si torna sotto. Allora, adesso si va avanti, giustamente. Quindi accendiamo questo falò e ci sediamo. A questo punto, forse potevo anche evitare di sedermi, vabbè. Va bene, ci stava. Ya! Chi è? Oh no, l'ho missato. Liscio. Quello? Viene? Che fa lei? Sta venendo? Oh cazzo. Molto calmo stai. Altra gente. Ok. Non ci provare. E va bene. Porca miseria. Calmo con sti attacchi. Ti aschettiamo. E ti ricordavo. Bomba incendiaria oscura. Che sono sti passi? Ah, altri di loro. E che cazzo? Si è parato, non ci voglio credere.
Ma siete costretti a fare sto cazzo di saltello? Non ho capito. Vi pagano per farlo? No, perché... Oh, un'umanità, finalmente. Va bene. Ok. Ma che figlio di zoccola! Anima di non morto, due bombe incendiarie. Altre due bombe incendiarie. Mi sono incastrato in un qualcosa, in un pixel. Abbi pietà di me. Ok. Ora saliamo di qua. Uno e due. Allora, apriamo la porticella. Salve. Abbiamo un gruppetto. Questi in gruppo possono far paura. Ok. Nella posizione peggiore comunque per combatterli, come sempre. Quello si è infiaschettato così senza permesso. Sto stronzo. E qui... E qui... Eccoti! Aia. Dovrei andare di Perry con lui, ma... Vediamo. Vediamo come ci va. Portiamolo in un punto più comodo dove combattere, magari. E questo non mi sembra il caso. E lo combattiamo qua. Ok. Bella merda questo. Questo ci stava. Ok. Mi fiaschetto. Nel frattempo che è a terra. Ah, brutto l'affondo. Ok. Ma non è che magari per sbaglio... Aia. Ok, dovremmo esserci. È andato. Io non ho mai avuto grande culo. Va bene. Va bene così. Niente. Ci ho sperato, ma... Va bene. Poteva droppare il suo spadone. Che è anche un'arma molto forte. Anello di pietra blu. Butta giù. Ok. Tiè e tiè. Ora, normalmente qui dentro c'è qualcuno che un po' tutti vorrebbero evitare, come la peste. Però siccome sono psicopatico, lo si combatte. Quindi scendiamo di sotto e rischiamo tutto. Rischiamo tutto. Non so quanto tempo può volerci. Salve, Havel. Cazzuto tu. Penso possa convenire maggiormente non avere il lock su di lui. 38 di danno. Bene, bene, bene. Diciamo che... Oh merda. Ok. Cazzo. Ullala, quella l'ho rischiata. No, vabbè, conviene avere il... Oddio, il lock su Dark Souls ha qualche problema di... Esatto, di direzioni. Quindi conviene per ora stare senza. Lui shotta. E vorrei anche dire, con quella roba... Con quel dente di drago... A volte li rallenta pure gli attacchi. Sono morto? No. Madonna, madonna, stavo per fare una cazzatona. Va bene. E c'è sempre un po' di ansia a combattere Havel. No. Vai, fai il tuo. Ok.
No, bruttissima zona. Vieni. Dai, vai, dai, 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 non pararti. Madonna, Avel, quanto scassi. Che merda di attacchi. Che devi fare? Niente. 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 Ai, ai, ai. Ok. Se abbiamo un po'... Qua l'ho rischiata. Ho un po' esagerato lì. Oh cazzo, ecco, quella cosa non deve succedere. La telecamera non mi piace in questa maniera. Ok. Siamo più o meno a metà vita. Dai. Porca troia. Ok. Ulla. Duri sti gnocchetti. Ok. Stavo per avere un'indecisione lì. Ok. Indecisione con Avel è morte certa. No. Ok. Via, non mi piace dove è messo. Attacca. Madonna, avevo anticipato un po' troppo. Ok. Aia. Vai. Ok. Questo rallenta. Madonna mia. E lo stronzo... Ha questi attacchi delayati a volte. Dai, l'ultimo. Dai. Non vedo. Non vedo. Forza. Non fare scherzi ora, veramente. Che dobbiamo fare? Via. E Avel è andato. 3000 anime più... L'anello di Avel. Esatto. E a me interessava questo. Aumenta il carico massimo. Di quanto? Beh, un bel po'. Un bel po'. Ok. Questa l'apriamo, anche se per ora non serve. E torniamo su. Tolgo un attimino questo da sotto. Ok. E via. Di qua. Allora. Stava qua? No, stava sopra. C'è un'altra lucertolina. Qua. Perfetto. Due di titanite scintillante e due sempre di titanite grande. Ok. Adesso... Eccoci. Guillermo del Toro! Cioè, volevo dire il demone del toro. Ma... Spara. Grande. E questa stamina è un po' una tragedia. Grembiale soldato vuoto. Scendiamo. Grembiale, grembiule, giusto? Ho detto grembiale? Bah. Adesso, questa pietra è quella che delimita l'inizio del combattimento con il boss. Quindi uno, mettendosi qui davanti, fa una robetta del tipo. Uno, si supera questa. E via. Piccolo trucchetto, ecco. Qua su. Ok. E questo è, diciamo, già per indirizzare in una certa maniera la battaglia.
Poraccio, poraccio. Come irridere i boss di Dark Souls 1. Ma questo succederà solamente con il demone del toro, perché gli altri... Vabbè. Un attimino più pesantucci, ecco. 3000 anime, ok. Grande anima di non morto perduto. E qui, signori, c'è il personaggio più iconico, uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi. Eccolo qua. Guardiamolo assieme. Quanto è meraviglioso. Soleil, dimmi. Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Soleil of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide the reaction. I get that look all the time. Ma chi ti guarda male, Soleil? Sei meraviglioso. Parlami ancora. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Sì. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Assolutamente. It pleases me greatly. Well then, take this. Pietra bianca. Strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers. And relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we jolly cooperation. This, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Bello che sei. Altro? Oh, hello there. Hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Oh, hello there. Continua a guardarlo, ti lascio qui. Non ti disturbo. Non ti disturbo. Allora. Cosa c'è nel frattempo? Ok. Ok. Allora, hello there. Ponticello. Si corre per un motivo semplicissimo, nella speranza di arrivare in tempo. Cazzo, salve. Ecco per quale motivo. Ok. Perché rischiavamo di finire svampazzati. Quindi va bene così. Questa si calcia, così possiamo scendere velocemente e abbiamo una shortcut. Meraviglia. Usiamo le anime per livellare. Ci sono rimasto un po' male per sia per la labarda che per lo spadone, però vabbè. Allora, e per ora così andiamo. Siamo leggerini a vita e a stamina, quindi va bene. Ed essere leggerini con la vita e con la stamina su Dark Souls può essere un rischio, ecco. Decisamente. Risputa. Perché qui su questo ponte c'è l'arma della nostra run, in questo caso. Proprio quel drop. Scendi.
Dai. Non abbiamo tutto il giorno, forza! Va bene. Ok. Sputa. Non sputi? Bravo. Eccola qui, la fidata Claymore. Anima soldato senza nome. E andiamo qua. Chiesa dei non morti. Perfetto. Il falò è stato acceso. Non ci sediamo. Come al solito. Oddio, forse ora questo... Mi posso anche sedere qua. A questo mi posso anche sedere. E vediamo un attimino la Claymore che penso di poter usare. 16-10, sì. Siamo sempre in Festrol, ok. Bella lei, bella la Claymore. Ora qua sopra c'è un simpaticone davvero poco simpatico in realtà. Un altro di questi cavalieri neri. Questo è quello con l'ultraspadone. Salve. Ecco, questo è quello che intendo con il cazzo di roll. Conviene non loccare decisamente. Madonna, mi ha sfiorato quella spada. Conviene non loccare decisamente perché quando tu locchi con il lock su questo gioco, locchi solamente. Stai calmo, non facciamo stronzate. Locchi solamente su quelle che sono le quattro direzioni. Cioè non hai la rotolata, che ne so, obliqua, diagonale, no. Quindi di conseguenza, se io voglio rollare in quelle direzioni, sono fottuto. E la cosa è tragica poi. Ok, merda. Puttanaccia, mi ha tirato col culo per... Mi sa che sono morto. Yes, sono morto. Sono morto. Va bene. Non è entrato il backstab. È perché dover combattere senza lock può essere una merdaccia a tratti. Ma va bene. Riammazziamo lui. Per fortuna mi sono seduto, così almeno siamo qua. Ora, magari cortesemente, esatto, i backstab facciamoli entrare. Ma ci arrivo a dare questo colpo? No. Bello il tracking, hai un bel tracking, figlio mio, te lo posso dire? Non mi punire. Ok. Dai. Ma perché questa roba? Ora hai un po' rotto il cazzo. Credo possa bastare un backstab. Ok. Dovrebbe essere andato. Sì. Niente, ma per sbaglio comunque non... nemmeno lui, cioè... Nel dubbio nemmeno lui. Nel dubbio non droppa nemmeno lui. Quindi... Ok. Allora. Ok, ella, il porcellone. Tu via. Qua saliamo. Quello mi sta inseguendo, vero? Cazzo, potevo fare un'altra roba. Vabbè. Ricolpire. Ok. E ok. Titanite mi serve. Teschio esca. Ora. Il teschio esca ha una sua utilità contro il maialozzo. Attira determinati tipi di nemici. Esatto. E noi vogliamo fare questa roba. Vai lì! Ma che cazzo sto guardando? Ma che cazzo state facendo? Ah, intanto lui comunque, appunto. Non geniale questo maialozzo. Anche loro vengono attirati. E ora via! Ok. Bravo. Perfetto. Non il calcio.
Ma che cazzo stiamo facendo? Non ti permettere a curarti. Ha droppato l'elmo della zanna di cinghiale. Interessante. Possiamo togliere i teschi e via. Aia. Questi in gruppo fanno davvero paura. Ma veramente paura. Tanta. Assai. Ok, un altro disgraziato che suona la campana. Non attacchi? Ah, ora attacchi. Chiave misteriosa. Allora, saliamo. Brum, 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 brum. Grande A. Eila! No, liscio! Vai col liscio. Ok. Nebbia. E dentro. Cri dentro. Lo prendiamo da dietro. Va bene. Yeah. Nell'ano. 200 anime. Scudo del cavaliere che... Oddio. Avendo sto scudo serve a ben poco attualmente. Salve a te. Bella questa roba. Ok. È vivo! È vivo. Ora non più. A sinistra dovrebbe esserci un cavaliere di Baldir. Yes. E loro sono estremamente più pericolosi rispetto a questi, esatto. Ok, è sempre vivi. Allora. Chiave dei sotterranei. Questa la tiriamo su. Questa la prendiamo per sport o per collezionismo. Lì ora ci arriviamo, state tranquilli. Allora. Dun, dun, dun. Aia, te pare le frecce con l'homing? Che stronzi che siete comunque. Allora, aspetta. E qui abbiamo un simpaticone. Eccoti. Yecce! Qua fuori. Combattiamo meglio. Da uomo a uomo. Yecce qua. Questa è il quest. Dove stai andando? Dove scazzo stai andando? Sono di qua. Ok. Tanto grosso. E poi sei rincoglionito. Scusa. Scusa. Non volevo. Stavo scherzando. Porca mignotta. Devo loccare, vero? Facciamo che locco. Facciamo che locco. 3 di danno, mi è piaciuto. 3 di danno, mi è piaciuto. 3 di danno, mi è piaciuto. Ok. Ti tenete, va bene. Qua abbiamo una meravigliosa, eccola. Anima della Guardiana del Fuoco che andiamo subito, subito, a portare alla signorina. Attraverso questa che è la shortcut in questo caso. Quindi va bene. Ok. Santuario del legame del fuoco. Com'è Petrus? Ti vedo bene.
Tieni, più due. Ce l'abbiamo bella potente la caschetta ora. Ma io qua mi siedo, così almeno queste 10 fiaschettine tornano. Ok. Si torna sopra. Per di qua. Ok. Allora, stavolta si va di qua. Loro lì li facciamo fuori. E la stamina è da aumentare. Stamina è da aumentare perché questi due colpettini cominciano a starmi... E che cazzo? Cominciano ad essere pesanti. Troppo pochi. E lo sentiamo che sbatte. E questo si accende. A questo mi voglio sedere. Però prima di scendere sotto, io farei una visitina di qua. Dal nostro, eccolo, già si vede. Dal nostro cipollotto preferito, Siegmeier. Com'è? È perplesso. Oh! I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Siegmeier? I run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, but I waited. Magari non devi aspettare. I'm quite a pickle, weighing my options, so to speak. Okay. Still closed. Still closed. Still closed. Still closed. Scendiamo di sotto. Com'è? Guarda, guarda quanto è impegnato. Andre di Astora, il fabbro. Beh, intanto apprendiamo. Urrà! Gesto imparato. Parliamo. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. Mighty. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. So pay them a little respect. Porta un po' di rispetto. Va bene. Intanto ripariamo appunto la roba. Hai altro da dire? Sì. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing. Semplice. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. But ascension's a finer art. It alters the weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. Okay. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night.
without employing my services. You can forge armor just like you do weapons. Forging armor is even easier than forging weapons. Whether you forge weapons or armor first, well, that's up to you. But nobody wants to see you go hollow. Whatever you do, you'd better do it well. Ok. Altro? No, sempre il discorso sulle armature. Va bene, va bene, va bene. Giustamente serve il tizzone per evolvere l'equipaggiamento. Poi, allora io direi di cominciare a potenziare la Claymore in questo caso. Titanite, sì. Quindi diamo sempre titanite. Me ne servono altre due. Lui le vende. Oddio, non mi ricordo quante ne servono. Penso... intanto compriamone tre. Ho fatto una cazzata, ne ho comprato un'altra. Vabbè, ho sbagliato. Va bene. Ah no, in ogni caso era giusto. Non ricordavo il numero... ok. Servono altre tre. Vabbè. Ora ci arriviamo. Non farti ammazzare. Vabbè, l'hai già detto. Va bene. Se andiamo di qua... aia. Salve. Questo è un grandissimo figlio dell'Androcchia. Un grandissimo. Per il suo, diciamo, modo particolare di combattere è veramente poco fastidioso. Ok. Bisogna stargli sulla destra, ma non è detto che standogli sulla destra la cosa possa andare nel verso giù, per il verso giusto. Ok. No, per ora sta andando. Anche perché sono un po' incastrato. Ecco, ad esempio. Ok, stiamo un attimino safe e torniamo. Visto che ha perso anche il lock. Il pilastro, quel cazzo di pilastro lì non ci voleva. Ok. Brutta stamina. Ok. Dovrebbe essere andato, sì. 2000. Titanite del demone. Ok. Questa serve a potenziare le armi. Le armi speciali, non mi ricordo quali erano di preciso. Quelle, le armi del demone, le armi del demone. No, ma no, no, no. Sto di una cazzata, non mi ricordo veramente. Ne posso prendere due comunque. Non è il termine giusto. Le armi dei boss. Sì, perché la titanite scintillante per le armi speciali, va bene, ma quelle dei boss... E sto pensando quante cose potevano esserci. Sono le anime dei boss. Le armi dei boss, le armi speciali... No, vabbè, le armi dei boss. Yes. Ora muori. Ah, che meraviglia. Ora vengono shottati. Ok. Deprediamo. Spada lunga. Not bad. Io ucciderei anche sti tizi. Così almeno. Bello. Brutto. Terribile. Non mi pot... no. Oh, cosa? Va bene. Benvenuti su Dark Souls. Dove... un semplice attacco di uno stronzo qualsiasi fa partire una catena di attacchi che poi diventa letale. Va bene. Va bene, ci sta. Va benissimo. Torniamo a prendere la roba a sto punto, le anime. E che cazzo è, te ne privi? Ovviamente ci muoio. Ai 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 ai. Ok. Balestra leggera. Nice. Torniamo da sti signorini. Ho un po' fatto lo stronzo ad un certo punto. Quindi forse sono stato punito per quello. Non te ne frega per caso un cazzo del fatto che io stia usando una... oh merda. Lui da là sopra deve farsi decisamente i cazzolini suoi.
quel mago. Io con queste anime andrei decisamente a comprare l'ultima titanite che serve. Ne serve una, giusto? Sì. Per portare effettivamente più 5 la Claymore a sto punto. Ok. Passo avanti. Scendiamo. Mi siedo, sì. E riscendiamo. Well, hello again. Need anything? Devi potenziare, non proprio forgiare. Però prima lo devo comprare, effettivamente. Hai ragione, perdonami. Eccola qua, più 5. E per ora ci siamo fermati con la Claymore. Hoi! Hoi! Ah, stavo pensando, questo falò conviene ravvivarlo. Perché è uno di quelli centrali, effettivamente. Sempre di maggiore importanza tra i vari spostamenti. Quindi va bene. Ecco, io avrei voluto quello spadone lì, effettivamente, che è quello del Cavaliere Nero. Pazienza, pazienza, sto tizio è stato molto più fortunato. Va bene. Famola più complessa. Oddio, non più complessa. Potenzialmente, se non mi ricordo male, potenziata più 15 la Claymore supera il danno di quello spadone là, che invece può essere potenziato fino a più 5, quindi è più limitato, almeno in termini di numeri di potenziamenti, solo quella. E poi il danno è bestiale comunque. Questi rifamoli fuori. Ok, si sale. Salve. Perfetto. Ula, eccolo il maghetto. Occhio qua, occhio questa che è una cosa, una trappola oscena. Occhio, ora sono anche potenziati loro, infatti fanno un botto di danno. Io vorrei evitare di schiattarci. Porca mignotta. Ok. Quanti cazzo eravate? Aia. Via tutti e due. Tu? Minchia che range, insopportabili. Questi in gruppo sono insopportabili. Spada leggera spezzata. E ora mi sa che è rimasto solo il mago. E mo che fai? T'attacchi? No, magari non cadi di sotto. Cazzo. Li ha potenziati? Oh madonna. Questa potrebbe essere una tragedia. No, ok, meno male. Poteva diventare tragedia sta roba. Va bene. Cioè, aveva potenziato pure i cavalieri di Balder. Brutta, brutta, brutta. Adesso... Allora, ok. Anima. Vieci, porca miseria, la scala mi ha salvato. Dai. No, bruttissima posizione. Allora, sapevo fosse il Perry, però pensavo di poterlo fottere con l'attacco pesante. Me l'ha fatto, ma per fortuna il dislivello mi ha salvato. Va bene. Come sempre, gente dentro i vasi. Un'umanità, ok. Still human, are you? Still human, are you? Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Senza speranza. Duties to fulfill, and I will reward you handsomely. Well,
certain you stand to benefit. Please, I have... Ah, se non ti conoscessi potrei anche dire va bene. So cosa sei. I am Knight Lautrec of Kareem. Lautrec. Only later. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. I am free. Now I can get back to work. C'è uno che ti ride in questa maniera, non te la dà quella sensazione di tranquillità e proprio di fiducia? Sì. Magari non ti metti... Non ha tutta sta grande logica ridere in questa maniera. Se non ti vuoi fare sgamare... Però, quanto pare, non ha tutto sto interesse nel rimanere nascosto a quelli che sono i suoi intenti reali. Ti sistemo io, Lautrec. Ti sistemo io. Ai ai. Ok. Santuario del legame del fuoco. Dove stai? E qui tra Lautrec, Petrus. Gente un po' particolare. Così. No, fermo. Ok. Eccoti. Com'è? Hello there. I have your reward. Please accept it. Medaglione del sole. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you. Well, let's not be greedy now. Let's not be greedy. Lautrec. You again. What is it? Our futures are murky. Sembra quasi scazzato. Ok. Va bene, famola corta. Forza. Chi è? Ok. Avrebbe ucciso lei. Poche parole, quindi volevo evitare. Va bene. Ora, siccome lui è finito di sotto, però rilascia quello che è il loot, noi dobbiamo uscire per recuperarlo. E rientrare. Quindi. Ok. Continua. Eccolo. 5 umanità e anello della protezione, che è quello che realmente interessa. Come, tutto a posto? Non ne ho, va bene. L'importante è che lei stia bene. Aumenta PV, energia e carico massimo. Si rompe se è rimosso. Anello è bestiale questo anello. E infatti rimarrà con me praticamente per tutto il gioco. Insieme pensa a quello di Avel a questo punto. Si fanno compagnia entrambi. Non è che magari posso mettere... Cioè, guarda te che figurino. Posso stare con l'elmo del maialo. Va bene. Dello scrofo. Perfetto. Saliamo di nuovo. Antiestetico al massimo, però fa il suo. Va bene. Ok. Chiesa dei non morti.
su, via. Ehi là, devi andare via. Esatto. Stocco. Va bene. Easy peasy lemon squeezy. Andiamo. Ok. Ok. Forse una mano. Oh merda. Brutta situation. Eh sì, contro di loro. E che cazzo. Però l'elmo fa il suo davvero, anche in termini di equilibrio. Non vedo una sega. Ok. E li abbiamo fatti fuori. Saliamo. E non vedo niente. Ok. Soleil! Jolly cooperation, eh? Dai. Allora, a sto punto mi preparo con la resina, sì. Che bello che sei. Lo del sole sempre. E andiamo giù di resina. Non mi ricordo se nel filmato l'effetto... Non penso. Mi vedo il dubbio. Ora vediamo. Se l'effetto della resina può svanire. A tempo, ma non credo, eh. I gargoyle. Mamma mia, massacrato. Poraccio. E tu? E vabbè. È andata così. Ma che fai, Soleil? È andato... Pazzo quest'uomo. Vittoria. Medaglione del sole, umanità gemelle. Ok. E 10.000 anime, soprattutto. Un investimento. Saliamo alla scala. 14.441 anime. Saliamo un'altra scala. La scala delle scale. E qui abbiamo la prima campana. Oi, calma. Suoniamola pure noi. Ok. Ora via di... Posso... Ok. Mi ha preso l'abbiocco. Dove... In realtà volevo stare... Torniamo dove eravamo prima. Al comune dei non morti. Di qua. Perché devo andare dove c'è Andre. Allora. Ok. Via. Via. Lo liberiamo nel dubbio. E via. Allora,
Posso usare quel che rimella? Sì. Da, che palle. E anche questa. Queste anime. La stamina, dicevo. E va bene così. 18-16. Ci sto. Ora riscendiamo. Ripara. Yeah. Ok. E stavolta si va di qua. Ok, sì. Eccolo, il bosco di radice oscura. Alberello maledetto. Il giardino, scusate. Scusate. Questi via. No, nulla. Ok. Muschio rosso sangue, muschio purpureo. Allora. Questa ancora non la possiamo aprire perché serve. Che marchingegno, il cimelio di Artorias. E zappede! Oh madonna, mi sono cacato. Accendiamo. E a questo mi siedo un attimino. Ok. E via. Trappolozzo? Sì, ovviamente. Non muoiono sciottati, che roba fastidiosa. Ella! Che roba fastidiosa. Va bene. Aia, questi possono essere pericolosissimi. 44 di danno, vabbè. Ma fino a quando fanno quella cosa e sono... io sono alle loro spalle, mi può anche andar bene. Ulla. No, vedi cattivo. Cattivi loro. Anche perché il danno lo fanno. Brutta questa, si deve evitare. L'altro colpo, ok. No, dicevo, il danno lo fanno effettivamente, quindi devo fare grande attenzione a questi. Il set del Cavaliere d'Elite. Questo è un bel set. Questo è un bel set veramente. E io mi sa che sono crepato più o meno. Ti prego. Mamma mia, meno male. Meno male. Muschio purpureo. Muschio purpureo. Domanda. Se io provo, no? E così il gioco mi ride in faccia. Anche così. Però sai che stare in midroll ci può anche stare per ora. Va bene, dai. Stiamo in midroll.
Almeno abbiamo una difesa più performante. Ok. La loro arma in teoria non è male. Lo spadone di pietra. Ok. Via così. Ha droppato! No, che cazzo poteva essere la spada? Va bene. Ya! Beatrice, Biecce. Ok. Con calma. Ok, grazie. Ora fai il tuo, Beatrice. Io mi metto in un bel angolino e ti guardo, va bene? Dai, vieni. Ok. Bella tu, la farfallina. Vai, vai Beatrice! Beatrice! Beatrice, sono in midroll, cazzo! Levati dai coglioni! Porca merda! Ula! Ok. Tu! Oh madonna, Beatrice, come si fanno i gesti? Oh merda. Ok. Grande. Chi è? Dato l'ultimo colpo, quello definitivo, vittoria e via. Farfalla della luna, abbastanza stronzo come boss. Potrebbe essere pericoloso dal momento in cui non hai Beatrice, o non sei un mago di base, quindi... Ma nemmeno, perché ad un certo punto si appoggia, è limitato il moveset, quindi va bene così. Ci sta. Chiave sotterranei torre e tizzone divino. Ah, oltre che, vabbè, ad un osso di ritorno, il ritorno che usiamo ora. Ora... Un secondo, anzi 10 secondi, anzi un minuto esatto di pausa, che prendo un goccettino di caffè e faccio una merendina rapida. Arrivo.
Eccomi. Ok, merenda fatta. Va bene. Allora, come cosa stava succedendo? No, abbiamo battuto la farfalla. Si livella a sto punto. Era solo una? No, non era solo una. Perché me ne è stata solo una? Allora. Va bene. Livelliamo. Io direi si continua sulla scia della vita e del 104, simpatico. E della stamina per ora, va bene. Va bene così. Mi voglio togliere il più velocemente possibile dal Midrog, onestamente. Quindi va bene. Ora io continuerei sempre da questo lato perché voi stronzi che fa, attaccate? Ma sì che attaccate. Tanto, cazzo, stavo per dire, il Midrol è gestibile, non è un problema, infatti. Ola. Famo scherzi. Muschio purpureo. Non scappare. Muschio rosso sangue, bene. Allora, intanto botterella al microfono. Bene, ok, via. La farfalla stava di là. Salve. Questo è un piedone, l'alberozzo. 180 animelle. Dentro. E via. Madonna, sti schifi. Chi è? E che simpatici che sono. Cazzo, ha la lingua del mio cane questa. Cioè. Ma che lingua? Allora. Continuiamo. All'insegna della disperazione. Ma non... Niente. Vabbè, dai, fino a quando è innocuo può anche andare. Ula. No, non volevo usare la fiaschetta. Avevo dimenticato. Vabbè. No, aspetta. Che può finire in tragedia easy qua. Ok. Ma è gestibilissimo. Il Midrol è gestibilissimo. Parola di scout. Povero stronzo. Anima cavaliere valoroso. Ti levi dalle palle. Allora. E da questo lato? Una cisba di niente. Va bene. Va benissimo. Allora. Aia. Bella la Claymore comunque. Bella competitiva, bella performante come arma. Ancora. Alzati, dai. L'agilità di un paguro morto. Ok. Però se 100 anime a botta, comodo. Anello del lupo. Va bene. Adesso che cosa volevo fare? Ah, ok. Intanto Lo provo sto salto. La facciamo sta figura barbina? Niente, nemmeno le figure di merda riesco a fare. Troppo performante, ingiocabile. Muschio rosso fiorito, va bene. Torniamo indietro da questo lato. Perché avendo la chiave dei sotterranei, il piano era di... Non esatto, non lasciare il drop cadere, gentilmente. Il piano... Oh cazzo, stavo guardando... Ok, l'altro lato.
quello di andare nelle, appunto nei sotterranei. Un po' di strada si deve fare, ma non è un problema. Te, fiaschettati, bravo. Chiesa dei non morti. Vedo che ci sono dei soggetti in chat che osservano, ma non pronunciano parola. Bravi. Ah, il tizzone, giusto, ti piace? Te, pialo. Prego. Guarda, del divino me ne faccio onestamente una sega. Non voglio essere cattivo, però non è proprio il mio, la mia ambizione puntare le armi divine. Invece, no, invece nulla, perché giustamente non abbiamo quello grande, quindi ci attacchiamo, Andrei, per ora ci attacchiamo, cioè, easy. Risaliamo. Riposiamo. E non è che ho un'animella da poter... L'abbiamo. 2000. 2000 un livello però. Un livello. No. Va bene. Facciamo 2 a 2. Quindi vitalità e i prossimi 2 a stamina. Bene così. E a sto punto è la cosa più conveniente. Questi cazzi. Ma si torna sopra. E ci muoviamo di qua. Aia la schiena. Oddio, metto meglio. Ok. Dai, spara. Ok. E tiè. Va bene. Niente, il gioco è proprio quando uno conosce quello che sta giocando, c'è poco da fare, pochi cazzi. Ok. Potrei giocare anche senza guardarlo. No, beh, quello no, però. Non esageriamo. Adesso. Va bene. Sì, sparate, abbiate fiducia che mi colpite, dai. Dai. Tu? Ai, che cazzo, mi ha preso davvero. Oh, pezzo fangoso. Allora, questo falò, considerando dove voglio andare e le possibili figure di merda che ne possono derivare, io una seduta la farei. Se sa mai. Via precauzionale. Adesso corro dritto per dritto, aspetto... Ma sti cazzi. Corriamo dritti per dritti. E che cazzo te pare? Ho la freccia nell'avambraccio. Corri, ecco qua. Ce l'ho nel culo. No, beh. Oddio. Il danno è infimo. Va bene così. Borgo dei non morti, andiamo. Oh, madonna. Ok. Si scende. Ma io mi chiedo, ma le mani non diventano l'inferno scendendo in questa maniera? Cioè, non dovrebbero distruggersi? Più o meno. Beh, evidentemente non soffre di questo problema. Forse sono i guanti. Saranno i guanti. Questa apriamola sempre per sicurezza, non si sa mai. Loro li facciamo fuori perché sono poco simpatici. E si torna sotto. Bau bau. Madonna, i cani. Ok. Attaccano a cazzo di... Esatto. Appena di segugio. Tu? Dai. Bravo. Meno bravo io comunque.
Va bene. 96 animelle, ci stanno. Una di queste. Una di queste. Somebody. Anybody. Unlock the door. Ce l'ho la chiave, ce l'ho la chiave. Madonna che faccia. Così. La roba dello stregone. Parlami, dimmi. Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, the sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Oh, hello. I'm fine. Però sempre dei dubbi su questo soggetto. Cautious. Sì, ma come cazzo ci finisci qui dentro e ti vieni chiuso dentro? Com'è possibile? Vabbè. Vabbè, basta, sempre le stesse cose, dice. Hai rotto tre quarti, va bene, abbiamo capito. Va bene, Griggs. Ehi là, gente. Minchia. Oh, minchia. Volevo dire facciamo la tattica. E invece... Ehi, pazzo. Facciamo la tattica, mi ha... colto impreparato. Com'è, ci guardiamo? Io posso stare qua tutta la giornata, se volete. Cosa posso... Chiama. Non ce l'ho, chiama. Togliamo... Indica avanti. Chiama. Viecce. Viecce. No. Sti cazzo. Moneta gemelle. Vabbè. Allora. Ok. Oh, ma in che senso? Non il Perry! Madonna, meno male. Stavo ruttando tantissimo. Ok. Poi ancora non ho capito come... Ma questa posa... sexy. Come fanno ad aprire le porte da morti? Ancora non mi do una spiegazione. Tutti muoiono nella stessa posizione, comunque. Spezza corazza. Ed ora quello che sta per venire è il... Una delle... Non tanto boss... Non è il boss il problema in sé... Ma dove si combatte il boss? Oh, cazzo. No, vedi, il cane doveva morire. Ora va bene. Ok. Yeah. Sento. Porca merda! Ok. Anima di roba perduta. Non è che qua dentro ci stava qualcosa? Ah, l'ho visto. Maschera del ladro, vabbè, la roba del ladro e lo scudo rotondo. Ci sta. Ai 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 ai. Domanda. Ricordo... Si poteva fare, no? Questa roba del tipo... Complimenti. Va bene. Sì. Porca! Faccio qualcosa? Boh! Mi sono rotto le palle, via. Aia. Oh merda, non ho fatto niente. Un cazzo non ho fatto. Meno male l'armatura del cavallo. Ora è un problema combattere. Ah, prima i cani.
Ma mi spieghi che cazzo stai facendo? Vabbè, va bene, va bene, va... Oh merda. Cioè, in tutto questo non è morto un cane? Oh madonna, che posti... Mamma mia, l'arena! Va bene? Merda, merda! No! Perché non cura? Perché cazzo non porta il comando? Curati! Ok. Dov'è? Sei rimasto solo tu, eh? Ulla! No! Brutta, bruttissima roba! Che odio, che odio! Non vedo un cazzo! Va bene! Vabbè, ok, stiamo qua se vuoi. Ma vattene a fanculo, va. Che boss de merda. Umanità, osso del ritorno. Sempre più figo, va bene. Via. Ora si può andare effettivamente verso le profondità. Ok. Ah. Ma te pare, no? Caro, c'ho più di 300 ore su questo gioco. È inutile che ti metti lì. Voglio dire. A una certa. Allora, ok. Grande anima di non morto perduto. Andiamo ad aprire la shortcut. Di qua. Sì, 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 spara, spara. Vai, vai tranquillo, vai. Bello tu. Salve. You still have your senses about you. E non lo voglio, perché non lo perché li ho trovati, non serve comprarli. Va bene. Ti vedo bene. Ah! Va bene. E però, no, vabbè, l'umanità sti cazzi, ne ho una pietra purificante, ma nemmeno, perché non c'è quel rischio. Ma non ho capito, queste offese? No, volevo parlarti più che altro. Meraviglioso! Va bene. Fa attenzione allora, ma... Le profondità, ed è dove sto andando effettivamente, cara? Ah, non ho capito, che cos'è sta insinuazione, cioè? Va bene, sì, è un momento brutto, va bene, abbiamo capito. Ok. Io sono venuto qua per la shortcut, non per comprare il tuo muschio, non mi interessa, non lo voglio, lo trovo. Quindi, apriamo. E via. Ma non ti... i piedi non... vabbè. Facciamo domande. Allora. Ok. Le profondità...
Ecco. Aia, che... Ah, madonna. Oddio. Cioè, qui praticamente c'è la double location che io più non sopporto in questo cazzo di gioco. Le profondità più poi la città... Il colpo me lo dovevi dare perché sennò non dormivi. Dove cazzo vai tu? Qua sono. Ok. Allora. Le profondità. Grande anima di soldato senza nome. Ula. Ti è. Ok. No, stai calmo. E stiamo calmi tutti quanti. No. Vai col liscio. Vai, ti nascondi. Levati. 13.000 anime. Salve. Buon uomo. Ai ai. Non ci sono più i macellai di una volta, vero? Difficoltà lo vedo. Ok. Dentro. Ok. Va bene. Tiè, nell'ano, direttamente. Che tutto muove, tutto che muove, tutto che muove la testa, tutto che twitcha la testa. E qui abbiamo... Il tizzone grande. Roba meravigliosa. Quel cane lo vedo un attimino in difficoltà a livello di... respirazione, no? Ti aiuto io, aspetta. Ok. Pure tu. Madonna! Il range! Vai via. Saliamo. Qui c'era... Ma me la puoi spiegare una cosa? Ma che cazzo si fa a finire dentro i vasi in questa maniera? Ma chi, il macellaio? E va bene. Oh. Prego. Prego, prego, prego. Troppo gentile, va bene. Laurentius. Magari ti potresti sdebitare evitando di darmi fuoco al pene, però va bene. Mi allontano un attimo. Ok. Allora. Ah, basta. Sto bene, grazie a te. Va bene. Dai, va bene. Vabbè, sta bene. Allora. Ehi! Ok. Ehi! Ha schivato, ma che cos'è questa agilità? Quanto agile! Ti è. Basta, ho trovato il mio elmo. Basta. Questo è il mio elmo. Questo è il punto, non... Pochi cazzi. Questo è l'elmo. Questo è l'elmo. Meraviglioso. Meraviglioso. Ah. Certo che morire in queste posizioni è sempre un po' particolare, eh? Che fa? Scendi? Ok. Ascolta, dammi questa e via! Ok. Vieni! Va bene. Oddio, non ricordo se ce n'erano altre. Merda, merda, merda. Non ricordo. Ulala.
Corriamo via. Minchia, lo sapevo. No. No. Vai via. Lasciami. Corri. Ok, ok, calma, 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 calma. Apriamo questa. Falò. Meraviglia. Admiral Kirk. È un player. Non ne ho bisogno. E tutti con sta cazzo. Oh, tutti quanti. Tutti quanti con sta cazzo di spada del Cavaliere Nero. L'unico sfidato. Sfigato che ammazza il Cavaliere Nero e non la droppa. Chi è? Io. Va bene. Giustamente ci deve essere un minimo di brio a quella che è la run. Quindi va benissimo così. Le anime, le anime, le anime le abbiamo? Sì, e si usano a questo punto. Allora. Ah, ma vedo che la chat si sta leggermente... Cioè la chat, gli spettatori si stanno leggermente affollando. Wow, incredibile. Meraviglia. Allora. Nel frattempo, avevamo detto 2 a 2. Io non so onestamente se andare a toccare più la forza a questo punto. Non penso ne valga la pena. No. No. Non mi ricordo qual è il cap alla vita e alla stamina, onestamente. Non lo ricordo. Boh, per ora andiamo così. Fino a quando vedo che dei miglioramenti ci sono, forse lo voglio ravvivare. Forse lo voglio ravvivare il falò. Ravviviamo, ravviviamo. Ravviviamo questa porcheria. Ah. Ok. Tu via. Ascolta, allora. Niente, troppa confidenza. Non mi è piaciuta questa cosa. Torniamo al falò e riproviamo. Non mi è piaciuta questa mossa. Dai. Vedi che devi fare? No. Basta. Basta. Soft cap 20 o 30, hard cap 40, sicuro, tranne Fede Inter 99. Grazie mille, Bulto, grazie. E quindi 20 o 30? 20 o 30? 20 o 30? Ehi, non lo ricordavo. Non lo ricordavo, effettivamente. 20 o 30, però... Vabbè, considerando... Vabbè, per ora, oddio... Non è che c'è tutto sto granché da aumentare ora come ora, quindi... Ah, vero, questa era chiusa, giusto. Sorry. Stai calmo, tu. Quindi... Oh, wow, wow, wow. Ok. Allora. Oh, no. No. Merda. Che cazzo... Che è successo? Che schetta a caso? Non ricordo le circostanze. Ascia grande, ok. Questa zona è... Il male. Minchia! Va bene. Wow! No! 3 di danno. Tanta roba. Voi via. Ok. Ora ci arrivo da te. Ora ci arrivo. Chiave delle fogne. Va bene. Allora. Anima soldato senza nome. Ok. Allora. Brutta. Brutta sta combo. Ok, fino a quando tu non fai quello che... Ascolta, sta presa di confidenza. No. Ok. E via così. Io
Merda. Va bene. Mi auguro che quello che... quello che si veda sia un minimo accettabile a livello di... non tanto di... perché vediamo se... no, vabbè, ma la qualità sembra esserci attualmente. Cazzo, mi perdo sempre qui dentro. Lui lo facciamo fuori perché mi sta poco simpatico. Ok. Tiè. Perfetto. Ma basta, basta ragdollare, per favore. Lasciami un attimo, no? Aia. Stai qua. Eccoti. Mickey Mouse. Ah, oh, oddio. Un po' pazzo lui, un po'. Ma quanto? Cosa, scusa? Perdonami? Il danno? Aspetta, aspetta, non vedo un cazzo. Aspetta. Non mi è piaciuto questo danno, sai? Oddio. Sta calmo. Va bene. No, dicevo, mi auguro che a livello di... di quello che è il gameplay possa essere un minimo godibile, ecco, più che altro. Va bene. Si scende. Ocio! Ah, ti conosco. Allora, siamo vicini al drago Vajaija. Fermo tu. Altri? Ti vedo perplesso. Ah, ok. Si è ripreso. Ok. Io, come sempre, signori della chat, qualora dovesse minimamente piacervi quello che vedete, l'unico suggerimento è quello di lasciare quel piccolo follow in modo da unirvi a quella che è il gruppo dei rincoto... merda, Kirk, no! Via subito. In modo da potervi unire a quello che è il gruppo dei rincotoniti, in questo caso. Ci sono tante robe da vivere assieme, tante disgrazie. Vero, Kirk? Kirk ne sa qualcosa. Poraccio. Poraccio. Ma che ti... Non ci provare. Non ci provare. Va bene. Non vedo il drop. Non vedo il drop, Kirk. Please. Ah, ok. E qui ci siamo. Oddio, questa zona solo per loro mi terrorizza. Non sia mai che possa partire la maledizione a sgamo proprio. Ulla. Anima soldato senza nome, ok. Madonna, no! Mamma mia! Andate via! Che belli che sono! Chi è? Oh, merda! E che fa? Vedo il jump attack, me ne privo? Vedo l'occasione per il jump attack, non posso privarmene! Madonna, quanti sono! Te, aspetta. Famo uno per volta. E poi proprio in fila, come le poste. No! Ula, sono duri sti gnocchetti. No. Dove cazzo sta? Ah, qua.
Si sono moltiplicati, non ricordavo fossero così tanti, scusate. E tu? Il boss sei, cosa sei tu? Al centro del cazzafacqua, della si... Ancora? 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 Ne avete? Ah no, che? Questo era... Ah, l'anello dell'occhio malvagio. Va bene, va bene. Lo prendo, ci sta. Poi... Grande anima soldato senza nome. E poi... Allora... Porca Eva! Mi sono cacato! Torniamo di nuovo lì. I buchi... malefici. Allora... Aspetta, aspetta, che qui ci vuole un attimo di manovra! Ok. Un'umanità di lusso. Torniamo dove eravamo prima. Ma sta andando, sta andando, cazzo. Sta run sta andando, devo dire. Ci sta. Di lusso, dai. Devo tornare dove? Sono stato qua. Questi poveri disgraziati, ok. Dove? Cadaveri, quindi... Vabbè, no, ok, qua, perfetto. Allora, sì. L'alabarda, bella scelta. Ok, allora... La shortcut era qua. La shortcut stava qua. Yes. Bella. Quindi andiamo di qua. E ci si prepara. E ci si prepara. Al demone vagina. Al drago vagina. Va bene. Quindi di qua. La usiamo, considerando che sono 11. Ci sta. Ed evochiamo anche il nostro amico, il nostro Sambro. Allora, intanto qua mi ricordo... Dovrebbe esserci qualcosa? No, il piano sotto? Stava under? Andiamo di qua. Forse di qua. La cippa. Vabbè, intanto evochiamo... Dai, Soleiro. Bello lui! Bello! Ah, è ok, qua. Balestra pesante, quadrello pesante. Soleiro, abbiamo un compito. Ingrato, vieni. E per favore non ti bloccare come fai sempre. Grazie. Non aumentare solo la vita del boss. Cortesemente. Io ricordo le prime run su Dark Souls. Gli incubi. Questo merda di boss. Belli denti. Drago famelico, aspettami lì un attimo. Vai tranquillo. Oh, vai tranquillo. Soleir, vai tu. Vabbè, dai.
Va bene, sì, Soleil. Ci sta. Proviamo a tagliargli la coda. No. Ula. Ok. Porca Eva. Brutta. Fai qualsiasi cosa. Non proprio questo. Non mi piace questa zona, Soleil. Mi sento chiuso. Brutta questa, fallo passare. Bravo, bravo, vai col fulmine. L'ho del sole. No. Lo hittiamo, cazzo. Va bene. Dai. Ula. Ma con cosa? Non hai più la coda. Ridicolo. Ok. Vai, vai di bocca. Vai di bocca. Non ora. Non ora. Soleil, in mezzo ai coglioni. Va bene. Cazzo. Ula. E va bene. Hai rotto tre quarti. Oh madonna. Che fa? Sbocca? Sbocca. Ok. Dove cazzo sta? Ah, ok. No. Soleil, potresti evitare di farti devastare? Poraccio. Aia. Via. Ok. Oh. Bravo, Soleil. Bravo. Un applauso a Soleil, cortesemente. Un applauso a Soleil. Va bene. Vedi di andare a vendere i carciofi cortesemente. Ok. Va bene. Ci stava. Questo che cos'è? Tu da dove arrivi, scusami? Tu sei caduto da sopra? Immagino. Va bene. Allora. Chiave della città infame, che è la prossima location e... Comincio a sudare freddo. Comincio a sudare freddo. Comincio a sudare freddo per due motivi. No, oddio. Cosa... Usiamo l'osso dritto. Ho aperto la shortcut, giusto? Ho aperto la shortcut. Ho aperto la shortcut. Quindi non devo crearmi il problema. Ho delle anime? Sì. Ok. E via. Allora, io mi sento un po' stronzo, però mi sento di continuare in questa maniera, perché alla fine ci siamo. Vabbè, sempre in midroll, sempre in midroll. Ma, cioè, l'anello di Havel, l'anello di Lothric, stai calmo, di Lothric, e siamo sempre in midroll. Vabbè. Ok. No, dove sto andando? Sotto? Sotto? Sotto, sì. Ok. Basta, non vi voglio vedere più. Basta, cambiamo zona. Dai, va. Fuori dalle palle, via, basta. Va. Cioè, basta. Ula, vero? Salve, com'è? Shuai? Hai detto? Una sorta. Vendi ninnoli.
Interessante. Va bene, va bene, vai tranquillo. Chi ti dice cosa? Chiave della città infame. Ai 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 ai. Ecco. Oh madonna. E doveva arrivare il momento. Doveva arrivare il momento. Doveva arrivare. Aiuto. Holy shit. Vai. Ok. Vieni stunnato, ti prego. Oh merda, non mi piace però la zona. Non mi piace la zona. Basta? No! Porca troiaccia. Stai calmo, stai proprio calmo. Ok. Merda! E appunto. Vabbè. Cioè, il timing. Droppo la merda. E nel frattempo, ok. Sti roll all'indietro sono il male. Ok. Usiamo la fiaschettina. E appunto, dicevo merda. E nel frattempo, appunto. Dai. No, 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 vai tranquillo, non urlare, non chiamare nessuno, stai proprio sereno. Oh no! I goblin, che cazzo sono sti goblin? Madonna, se sono duri comunque. No, aspetta. Oh lord, avvelenato, per forza, perché... per forza. Porca Eva, ora cominciamo. Veleno, intossicazione, pestilenza... miasma di morte e disperazione. Dai. No, 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 no. Eccoli che già... preferisco prendermi il colpo da voi. Guardalo. Guardalo. Imperterrito lui. Via. Occio. Vai. Ok, cinque... cos'era? Muschio di cosa? Buh. No. Madonna, 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 madonna. Ok. Va bene. E... destra. Ok. Merda, sto pensando. La città infame. E... sto pensando... beh, intanto prendo il colpo, va bene. Forza interiore... forza sì, certo. Yes. Forza interiore si recuperava da questo lato o dal lato del... del drago zombie? Perché non ricordo. Non ricordo. Penso questo lato... va bene. Per curarmi userei in realtà una... un'umanità, dai. Ci sta. Va bene. Facciamo un mix. Non mi piace. Sti cani malefici. No! Ma perché? 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 Ma perché devi fare... perché dovete avere sto movimento del cazzo? Ok. Oddio, io non mi ricordo... non mi ricordo... la zona. Brutta roba. Oh, non vedo niente! Unità, ok. Aia. Ok. Unità ho detto? Volevo dire umanità. Allora. No. Risaliamo.
Devo per forza? Interessante. Olla. Ma poi perché? Porca merda. No, 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 no. Bravo, blocca lui. Ok. Non mi colpire. Ah, proprio, guarda, è proprio la mamma che fa i sofficini. Va bene. Anima di non morto perduto. Non vedo un cazzo. Ok, grazie. Muschio rosso fiorito. Potrebbero essere utili in questa zona con i cerbottanieri. Ok, sopra. Mi ricordo che dove c'era lo schifo, quel... l'insetto merdoso, però non ricordo di preciso... Belle queste inquadrature comunque. Ok, un falò. Mi voglio sedere? Sì, mi voglio sedere. Va bene. Dai. Ok, era questo il lato. Era questo, ricordo. Era questo, sì. Ti sento, eh? Che cazzo? No, liscio. I cani, i cani, i cani, i cani, i cani. Il cane, i cani. Minchia di cani, ok. Oh! Who's there? Chi è? Nishin. Non è vero. Eccoti. Ok. Va bene. Va bene, va bene. No, non ho sentito. Esattamente, ho sentito il dramma. Ho sentito il male. Ula, ula, bruttissima posizione quella. Va bene, provo le tue prese. Mi colpisce quello? No, vero? No, ok. Ah, eccolo. Va bene. Penso di voler scendere. Sì. Decisamente voglio scendere. Cazzi. Qualcosa si è suicidato. Perfetto. Sì. Ok. Dai che ce la fai. Vai. Ti aspetto. Ma che gioco finto, che gioco bastardo, veramente. Bene così. Scendiamo. Facciamo scherzi. Allora, è qui. Prende danno. Voglio guardare un attimino le spalle. Ok. No. Cazzo, quanto è scura sta zona. Ok, prende danno, quindi andiamo dritti in questa maniera. Ah, 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 ah. Oh no, 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 da dove? Perché? Come? Quando e perché? Guardalo. Infamone. È in una posizione no terribile di più. Perché io devo fare questa cosa. Forse non ci siamo capiti. Ci arrivo? Madonna però il... Vabbè. Dovrei colpirlo anche con la Claymore in teoria. Olla! Minchia. Ok, tipo qua, giusto? Ah. Sì, 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 sì. No, 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 no. Yes! Ok. Via! Dammela! Meraviglia, meraviglia. E praticamente abbiamo la build
Abbiamo la build. La build è completa. Cioè non... mi serve altro. Salve. Brutto lui. Volevo colpire tutti e due. Volevo colpire tutti e due. No, ti prego. La telecamera. La telecamera. Non ci facciamo prendere dal panico. Ok. Tenchiamo, ma fino ad un certo punto. Va bene. Va bene così. Grazie. Allora, di quello che... il peggio dovrebbe essere passato, in teoria. Perché qui, adesso, si arriva realmente a quella che è la parte bassa della città infame. Quello che mi preoccupa sempre maggiormente è l'arrivare sotto. Non è il sotto, è l'arrivare fin qui sotto. Quindi va bene. Ci siamo. Let's go. Ok. Chi è? Insettoidi schifosi maledetti. Va bene. Ok. No, madonna, ho visto i colpi di cerbottana, ancora li vedo. Madonna, aspetta. Calma. Calma! Mantieni la calma! Vai! Dentro! Ok, perfetto. Va bene. Ok. Ora. Sì. Le mosche. No! No. Ula. È andata. Bene, alla fine. Va bene. Ok. Sì, accendi, per favore, accendi. Ok. Lo vogliamo ravvivare? Sì, va bene, dai, ci sta. Stiamo più sereni. Ok. Dai. Allora. Qua. Nel frattempo io avevo tolto. Ok. Questa cos'era? La scaglia? Yes. Scaglia di drago. Va bene. Torniamo sopra. Piano d'azione. Vorrei esplorare in modo più o meno completa la palude. Che boss hai fatto finora? Allora, inizio, giustamente, vabbè, il demone toro, la farfalla della luna, il drago vagina, il drago famelico, pochi altro, ai gargoyle, e basta, vabbè, escludendo ovviamente il demone vagabondo del... della zona iniziale, ecco. Comunque sì, questi. No, non mi sembra di averne scordato. Nel frattempo ci sto pensando, ma no, mi sembra di aver fatto solo questi. Ehi, Mildred! Nel frattempo. Com'è? Guarda, abbiamo lo stesso elmo. Ti è? Sì, comunque questi. Forse qualcuno ha... No! Cazzo, scusa. Non ci facciamo prendere dalle... Non ci distraiamo. Ok, dai. Alla mosca. Bene. Un playthrough classico. Dono iniziale chiave? Sì. Sì, è una run classica, tranquilla. Allora, realmente... in realtà... me li sto girando un po' tutti. Nel senso... infatti, l'antologia del Souls-like, perché... ho iniziato con Demon Souls,
Ora, giustamente, siamo con... Sono tutte comunque delle run classiche, tranquille, non vogliono essere qualcosa... Non sono delle challenge run, magari quelle in futuro... Ecco, magari qualcosa in futuro ci può scappare. Però per ora sì, sono run tranquille. Ora sì, Dark Souls, poi il 2, chiaramente, poi Bloodborne, poi il 3, poi Sekiro, poi Elden Ring. E in realtà voglio andare a prendere anche quelli che escono fuori da quelli che sono i titoli From. Ed andare anche con i vari Nioh, Lies of P, Lords of the Fallen, eccetera eccetera. Insomma, ricoprire un po' tutto quello che è il genere, ecco. Questo. E... sì. Nel frattempo mi sono un po' distratto. Mi sono un po' distratto. Bulldog, no. Cazzo, fermi tutti. Grazie. Ti sei appena rincotonito. Un saluto. Come cazzo vedi i gesti? Eccoli qua. Anzi no, un inchino. Grazie. Grazie mille. E niente. Questo. Torniamo a noi. Mi sono un attimino perplesso. Mi sono un attimino perso. Allora, palude, piano d'azione. Un po' tutti i loot, un po' tutto il drop, un po' tutta la roba. Sì. Ma perché ora è il mio genere preferito. Cioè, poco da fare. Tra questo e quello che è il survival horror, nello specifico Resident Evil, sto portando anche una serie su quello, infatti. Porca merda! Sono casa mia. Cioè, e che cazzo però? È praticamente casa mia, questo, il genere, ecco, quindi va bene. Innamorato, folle, perso. È questo. Allora, cioè anche fuori dalle... Ora va bene che la serie, anche fuori dalle serie, no? Non so quante volte giocati e rigiocati, quante ore, quanti santi. No, santi no, perché alla fine, diciamo che, ecco qua, stavo per dire, diciamo che me la cavicchio, questo liscio non mi ha reso giustizia. Titanite grande, dico, bellissima, ci sta. Le zecchine ci stanno. E questo. Ho anche in mente robe tipo... Dicevo challenge run. Robe del tipo Soul Level 1. Robe del tipo... Porca merda. Non porca... Guarda. Cioè, dopo aver detto me la cavicchio, farmi gankare dalle mosche... Anche no. Dicevo, roba del tipo Soul Level 1, partite in Soul Level 1, oppure delle... Non lo so. Speedrun non ho mai provato. Perché non mi sento ancora sicuro. Mi devo allenare per tante cose. Ma l'idea di fare anche delle speedrun... no, infatti... Ma allora... L'idea di speedrunnarlo... A volte... Mi sono andata ad inculare. A volte... L'ho avuta... Però... No, brutta. L'ho avuta, però... Non lo so, c'è sempre qualcosa che mi... Che mi ferma. No, in ogni caso, la mia idea di speedrun è glitchless, cioè senza andare ad intaccare troppo quello che è il gioco, effettivamente, pura. Ecco, una run pura, comunque. Una bella speedrun di quelle... pure. Ecco, questo. Piacerebbe, però ci vuole... Piccone? Allora... Qui lo dico, qua lo nego, avrò più o meno più di 300 e passa ore su Dark Souls.
Io non ho mai visto droppato da questi stronzi il piccone. È la prima volta che vedo un piccone su Dark Souls. Sull'uno almeno, per carità. Io mi ricordo sempre merda e... e merda e randelli al massimo. E quindi questo, sì, l'idea di speedrunnarlo c'è. Però... diciamo che... ne deve passare un po'. Invece sul level 1... si può fare. Mi sento tranquillo e in grado di poterle affrontare. Magari finito con l'antologia, o poi in contemporanea, tirandola fuori quando riesco. Pure. Ci sta. Vediamo. Tempo al tempo. Andiamo in ordine. Che cazzo, via. Bene. Ok. E questo. Ora. La signorina, adesso. Ora, mi raccomando, Twitch. Fake everything. Fake boobs, fake body, fake everything. Non c'è niente. No, lo anticipo perché non si sa mai, voglio dire. Ed è le hitless. Per la Solar One studio il routing perché sennò diventa snervante in alcuni punti. È vero, può essere anche le hitless. Cazzo, sono tutte robe. E la hitless è... è pure una roba bella... bella tosta che mi attira. È vero, la sua level 1 a tratti può diventare... Ci dissociamo in anticipo, subito. Non c'è niente. Fake everything. Non c'è nulla, Twitch. Calma. Guardiamo Mildred in compenso. Meraviglia. Va bene. E no, dicevo, la sua level 1... sì, a tratti... Io in tutto questo... ho scordato di mettere forza interiore. Va bene, non è un problema. Va bene. Via! Sti cazzi! No! No! Metto le mani davanti! No! Twitch! Scusa. Eccola! Ulala! Questi sono pettorali. Allora, la logica di Twitch non sono... il problema non sono i capezzoli. I capelli sono perfetti, vanno a coprire perfettamente il tutto. Va bene. E... fake, Twitch, via! Non la guardiamo. E no, vabbè, l'idea delle hitless pure c'è. Però con l'idea delle hitless... Quanti santi. Quanti... stai calma. Hola. Bello. Già, parlando di hitless... questi sono proprio colpi da maestro. Va bene. Ma Mildred in tutto questo? Mildred. Va bene. Ok. No. Va bene. Ma è certo che sto midroll un po' sulle palle ora mi sta scendendo. No. Merda. Va bene. Basta il midroll. Sono proprio nella zona peggiore. Ok. Scusate, ma io non voglio essere... non voglio... bello. No, vabbè. Mildred! Non devi aumentare solo la vita al boss! Si è fottuta l'intelligenza artificiale di Mildred! Non ho capito. Mildred. Ma... fu e non sarà mai più. Non ti evoco più.
Hai avuto la chance. Non ti evoco più. Punto. Oh. No, boobs. Ah, fermi. Ah, cioè, nel senso. Sotto. Visuale sotto. Guarda che devo fare per evitare un paio di zinne. Ok. Vabbè, prendiamo, tanchiamo. Bene. Mildred, sei stata l'evocazione più inutile delle mie 300 e passa ore. Sappilo. Va bene. Vai via, non ti voglio più vedere. Vai via, basta. Va bene. 20.000 anime così a sbafo. E ok. E abbiamo la seconda campana. Stonk. Ok. Questo sacchetto in testa. Ok. Almeno facciamo felice Sigmeier. GG. Va bene. Ok. Ti si vede il culo da qua sotto. Osso del ritorno. Allora. Adesso. Io stavo pensando. No, ok, va bene. Sbam! Salve. Comodo? Oh dear. Yeah. Are you a new servant? Ti servo tutto. Non ne ho uova. Nostra nobile signora. Altre zinne? Anticipalo. Basso, visuale bassa. Altre... Fermo. Ok. Signor... No! Parliamo. Vabbè, la schiena. Ok, guardiamo. Perfetto. Non ne ho, giusto? No, ok. Stringiamo il patto. Ogni patto che si rispetti si stringe. Ok. Palla, fuoco, caos migliorata. Va bene. Basta così. Va bene, sì. No, non offro umanità. Sti cazzi zizi. È solo... No, uso... Ah, grazie, me l'hai ricordato, anzi. No, uso... La uso solamente per forza interiore, ecco. Perfetto, ok. Ci siamo. Grazie. No, perché se no di nuovo andavo avanti fino alla fine scordandomi di avere effettivamente forza interiore. Ok. No, vabbè, solo per forza interiore, sì. Allora, si livella. Ho iniziato con il piromante più che altro... Calma con sta campana. Ho iniziato con il piromante più che altro per la comodità del livello 1... della fiamma della piromanzia dell'inizio e giustamente per gli slot di armonizzazione a gratis, no? Quindi vabbè. Ci stava. Allora usiamo queste. Più livelli posso andare a... zinne! Posso andare a risparmiare, meglio è. Allora, va bene. Cioè, va bene così. Andiamo così. Roll? Niente. Porca merda! L'obiettivo di questa run non è... Questa non è una run classica. L'obiettivo di questa run è finire in fast roll, effettivamente. È finire in fast roll. Che non è possibile, sta roba. Allora, andiamo. Scusami un attimo, 118.8, 31.9.
Non dovrei teoricamente essere lontano dal Pestrol. Penso. Rovine del demone. Ci sediamo. Avel fatto. Avel fatto. Avel fatto. Infatti, eccolo qua. Dov'è? Appena mi fa mettere in pausa. Ti è. L'anello di Avel. Eccolo. No, ho fatto praticamente all'inizio, sì. Subito. O comunque... poco dopo aver raggiunto... Quando ho raggiunto il borgo... Il borgo, in questo caso, dei non morti. Subito. Quindi sì. Allora... Ah, si vede da lontano l'amico Fritz. Ok. Qua superiamo il ponte. Questo me lo potete togliere dalla testa quanto volete. Questa qui è una cazzo di citazione al ponte di Casa Doom. Non è possibile. Questo è il ponte di Casa Doom del Signore degli Anelli. Cioè, è questo. È questo. È questo. E poi... Voglio dire, non solo... Girandola... No, girandola ancora no, effettivamente. Non ci sono andato. Perché la mia idea era andarci direttamente... dopo aver recuperato il ricettacolo. Quindi farlo... Fare l'ordine, i vari lord. Quindi nel frattempo incontri girandola, via girandola. È così. Potevo andarci, però vabbè. Alla fine. Seguiamo un ordine un po'... Un po' così, ecco. Un po' così. Allora. No, dicevo... questo è il ponte di Casa Doom. Anche perché lui... Forza... Che cazzo sto dicendo? Scarica infinita? Mi sa molto di Balrog. No, tu non puoi passare. Poi finisce lì sotto. Non lo so, c'è un qualcosa che richiama... Che richiama. Che richiama. Bello, quanto sei bello. Fatti vedere. Fatti vedere. Mi fa un po' tenerezza. E vabbè. Non solo. Non solo il ponte di Casa Doom e il Balrog. Praticamente il set dei Nazgûl. Ok. Dai. Grazie. E via. Ok. Fatica. Ricordo la prima volta che ho combattuto Scarica Infinita. Mi sono andato in maniera ignorante ad inculare qui, in questo punto. E non ho mai capito realmente se tutto questo è una roba voluta oppure un errore di sviluppo del gioco. Penso sia voluta come cosa, non lo so. Ecco. Poraccio. Vabbè. Ci saluta Scarica Infinita. Vittoria. Difficile, difficile come boss fight. Mi ha veramente messo grande fatica addosso. Cazzarola, sei stata difficile. Porca miseria, sto sudando. Wow. Che fatica. Cazzarola. Ok. Va bene. Adesso... 20.000 anime gratuite. 20.000 anime gratuite, si può dire. Gratuite. Ma, domanda. Il set dei Nazgûl... Allora, andrei in Festrol. Però perderei equilibrio. No, mi va anche bene. Mi sta anche bene come sono. Non... Va bene, cioè non voglio forzare nulla, va bene così, va bene così. Quindi andiamo. Ora... Ora c'è un momento che... Va bene.
Ora c'è un momento che mi stanno un poco sulle palle, ovvero la risalita dalla città infame. Palle, va bene. E tocca, tocca, si deve fare. Rutto tattico. Anime? No. No, non esci, non esci. Merdaccia. Ehi, quei livelli cominciano a diventare pesanti, infatti. Mettiamo questo punto a vitalità e... va bene. Via. La risalita dalla città infame. Brutta storia. Bruttissima storia. Allora. Dominio di Quileg. Madonna, mi sono cacata addosso. Cazzo di campana. Una one shot run. Siete voluto quando lo fa la mossa col braccio? Ah, perché rubato? Ok, resti la sorella. Ah, se corri prima della scarica non lo fa. Interessante, interessante come discorso. Io realmente l'ho sempre combattuto in questo modo. E non... questo particolare non mi era sfuggito. Ok. E invece il discorso one shot run... dovrei studiare il setup. Perché onestamente non l'ho mai provata una roba di quel tipo. A shottare effettivamente i boss. Mi viene in mente subito che okay, l'anello di pietra della pietra rossa. E poi... e poi... forza interiore. Poi non saprei. Un'arma che ha un danno di quelli belli importanti. Per andare a distruggere. Si può... è da studiare. Si può fare tutto... ma si deve studiare tutto, effettivamente. Ci deve essere uno studio bello approfondito dietro. Comunque sì, ci sta. Ci sta la... ci stanno tutti quei discorsi sul level 1, Hitless, speedrun. Però già la speedrun la vedo ancora un po'... un po' così. E anche la one shot run. Interessante. Ci sta. Ci stanno, ci stanno. Ora qua nel frattempo... ok. Madonna che lentezza. Cioè la città infame mi sta sulle palle enormemente. Enormemente. Oddio. Una scartavetrata di palle continua. Ok. Dai, su. Su. Eccomi. Sì. Ok. E via. Merda, ma io non ho recuperato. Io non posso andarmene ancora dalla città infame perché non ho recuperato. Ci stavo pensando ora. E intanto facciamo finire sto veleno che mi sta assillando. Grazie. Non ho recuperato. Piromante senza livellare... sì, infatti. Quello sì. Good mode, solo il one. Senza interiore, e poi... oddio, non stavo guardando. E poi tempesta di fuoco del caos, quanto... giusto, 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 è vero. È vero. Perché la tempesta del caos è devastante. Quello è vero. Eh sì. In realtà è più fattibile di quello che sembra. Merda! Ecco, ecco cosa non avevo recuperato. Ci ho pensato ora. L'anima della guardiana del fuoco. Che è protetta da questi stronzi. Mi stavo grattando. Non posso nemmeno grattare queste mosche maledette. Allora. Dai. Che cazzo però che siete. Oddio il midroll. Tragedia. Ula, madonna, cos'è il... via, 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 via. No, la tossicità no, eh. Tutto ma non la tossicità. Facciamole in un certo ordine. Vai.
Vai. Ok. Va bene. Quello può stare là. Anche il set cremisi. Eh sì, in effetti. Però cazzarola, non ricordo. Ecco, già il set cremisi l'ho tolto proprio dalla mente. Oh merda. No, però voi non dovete. Non dovete. Bello, ok, ci sta. Allora, lui può stare là volendo. Perché. No, aspetta. Non c'è modo di. Volevo. Magari se la telecamera. Ok. Io ho posato. Oh. Ora serviva la palla di fuoco. Ho posato la palla di fuoco. Va bene. No, vabbè, semplicemente. Ah, il del set cremisi ne faccio. Onestamente. A meno. Il problema più grande poteva essere l'anima della guardiana del fuoco. Banzai. Momento Banzai. Arco. Vabbè, ci sarebbe da prendere una serie di robe. Che però. Per questioni. Merda, no. Brutta. Ok. Per questioni religiose. Per ora direi va bene così. Può anche andare. Allora. Sputacchia, vai tranquillo. Beh, li facciamo tutti fuori. Ma che palle! Oh signore, non è possibile. Tutti i cazzo di cani, di tutti i cazzo di giochi che conosco sono una maledizione, va bene. Ma quanto ci crede quella mosca. E quindi va bene così. Abbiamo recuperato questa, ci sta. Andiamo, calma. Andiamo. Allora. Oh! Se vediamo. Friend. Allora. Oi! Imperterrito, ancora ci prova lui. Risaliamo la china. Ok. Merda! Via tu. Dove sono? Ok. No, non ci provare. Allora. Non è che qua c'era. No, ok. Va bene così. Qua c'era la chiave, sì. La chiave delle rovine, che poi vabbè, avendo la chiave universale realmente. Un po' così. E va bene. Allora io direi. Tanto superiamo qua i nostri amici. Simpatici. Simpaticoni. Let's go. Ok. Attimo, qua devo fissare il microfono. Ok. E siamo fuori. Ok. Valle dei dragoni. Torniamo al santuario. Non sbagliamo strada, magari. No, ci incastriamo nei vasi. E via. Okay, ti vedo triste. Ma poraccio. Ok. Oddio, madonna mia, quante volte ho fatto una finaccia cadendo lì sotto. Ai, cazzarola. Aia. Ok. Salve. E risaliamo. Ok. Sempre bello sentire l'host del santuario. Ok, così. Allora, signori, a questo punto io direi che
Intanto potenziamo qua sta roba. Via. Direi che dopo la bellezza di 3 ore e mezza, va bene, ci si può fermare. Ci si può fermare per ora. I progressi ci sono stati alla fine. Attende la fortezza di Sen, attendono i 4 lord, attende disperazione, miasma, morte. Io quello che posso fare è semplicemente ringraziare intanto Bulldog per esserti unito a quella che era questo gruppo di rincotoniti e di folli qua insieme al Crestfallen. E niente, per qualsiasi forma di cazzo volevo dire, mi sono perso. Merda, la stanchezza. No, vabbè, semplicemente grazie. Grazie come sempre a chi è entrato, grazie a chi recupererà il tutto a parte, perché ora tutta sta roba finisce su integrale su YouTube. Grazie a chi supporta al di fuori di Twitch e YouTube, come sempre. Grazie a chi supporta anche nella real life. E niente. Diciamo che ci si becca alla prossima, che penso, magari non domani, credo dopodomani. A questo punto però con Resident Evil. Ti ringrazio io, Bulldog. Ti ringrazio davvero. Ti ringrazio veramente tanto. Io lo faccio perché mi diverte e sono un coglionazzo, però grazie comunque. Ci si becca, penso. Oggi che cos'è? Oggi che cosa cazzarola è? Scusate. Oggi è lunedì. Non tanto domani, mercoledì. Con Resident Evil in questo caso. Con la, sempre si continua con la Evil Saga. E si parte con il 2. Il remake del 2. E va bene, allora, signori, io nuovamente vi ringrazio. E va bene così. Alla prossima.